Dovevamo fermarli giù perché sei buco. Thank you.
Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di opprobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio.
È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Signore, Dio te ne scampi, questo non ti accadrà mai. Tra pochi momenti, quando diremo il credo, diremo insieme una delle frasi importanti della nostra fede cristiana, che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Ebbene, anch'io oggi mi riprometto di discendere dalle altezze spirituali a cui ci ha fatto giungere la parola di Dio di questa messa, per venire vicino alla mentalità di voi cari alpini che oggi vi ritrovate per la festa annuale. È una festa del gruppo di Brinzio, ma anche dei tanti amici e dei tanti soci che provengono dalle altre località. La vicinanza della città rende molto agevole trovarci qui, e così diventa una festa ben partecipata e dalla solidarietà militare, essere alpini, e da quella umana fatta dall'amicizia. E in questo momento diventa solidarietà cristiana, perché diventiamo tutti partecipi del mistero del Signore. Voglio farvi notare come questo modo di trovarvi insieme a celebrare la giornata annuale del vostro corpo vi dà la possibilità di produrre quella esigenza di attualizzazione della vita di associazione che ora state vivendo. Tutti i corpi militari che sono nati per esigenze di belligeranza, con l'auspicio che tutte le nazioni, specialmente di noi, d'Italia e d'Europa, stanno diventando associazioni di collaborazione alla costruzione del benessere della vita sociale. Le esigenze militari, noi ce lo auguriamo, diventeranno sempre più secondarie e diventerà sempre più importante e di grande attualità l'essere disponibili per le grandi necessità che si verificano nella vita sociale nei confronti di tanti avvenimenti, da una parte che derivano dalla necessità di costruire un'armonia delle varie categorie sociali. Anche se è cresciuto il benessere, non è che si è creata una piena corrispondenza di capacità economiche. E poi, di fronte alle esigenze della storia umana, pensiamo all'avvenimento spaventoso del terremoto recente, essere pronti a tutto ciò che può essere aiuto per gli altri. Pensate com'è bello scoprire che un corpo che è nato per esigenze militari, e cioè tutto sommato per distruggere, diventa un'associazione per migliorare la storia e la società, cioè per costruire. E notate che questo voi lo vivrete non rinunciando al senso della disciplina, della vicendevole appartenenza, della profonda relazione anche di collaborazione vicendevole, quella che sul piano militare è essenziale, ma anzi proprio approfondendo questo aspetto della vostra coscienza di essere alpini, diventate capaci di operare nel grande gesto della costruzione
del compiere il bene. Senti per noi la gioia di essere figli di Dio e sentirci congiunti con il Signore crocifisso e risorto nel compimento dell'opera della redenzione. Preghiamo. Assolutamente. Perché la vita associativa cresce sempre più nel nostro paese e l'attenzione dedicata alla celebrare le ricorrenze rivigorista il bene dalle singole associazioni. Preghiamo. Facciano di noi collaboratori convinti della grande opera della diffusione del Vangelo nel mondo, preghiamo. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi dove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificate dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i trepacci insidiosi. Rendi forte le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e alle nostre batterie. Così sia. Signore, che ci aiuti ad addormentarci, fa che questo sacramento ci rafforzi nel cuore e ci spinga a servire nei nostri fratelli. Per Cristo, il nostro Signore. Un avviso importante alla parrocchia di Brinza. Tra pochi giorni si chiude il tempo valido per l'iscrizione al pellegrinaggio del millennio. Troverete indicazioni di questo anche in uno degli scomparti. Noi non siamo un villaggio della terza età, siamo una parrocchia. Penso che il pellegrinaggio del millennio debba riferirsi anche ai lavoratori, ai giovani, ai fidanzati. Vale la pena di fare un viaggio di nozze di 3 giorni in meno, ma partecipare al pellegrinaggio più grande del millennio. Cioè vale la pena di lasciare da parte anche qualcosa che riguardi la scuola o il lavoro,
per metterlo al centro della propria storia cristiana. Ve lo raccomando di cuore, perché poi quando si verrà a capire la bellezza di questa cosa, non ci sarà più tempo di scrivere. Sì, lo guarderà. Vorrei anche fare un ringraziamento a tutti i muratori, tutti gli
degli operai che hanno, che stanno lavorando per donarci la nostra sede. Infine concluso ringraziando tutta la popolazione di Brizio e tutti i villeggianti per il calore che ci danno ogni anno a questa manifestazione. Cedo la parola al signor Sindaco. Grazie. Al vicepresidente vicario Silvio Botte. Il mio compito è quello di portare i saluti della sezione, perciò di tutti i 4.500 alpini della sezione di Varese, al gruppo di Brinzio per questa loro festa. Però lasciatemi fare una piccola riflessione sulla parola festa. Quando parliamo di feste alpine generalmente ci vengono in mente i momenti conviviali, momenti festosi. Invece le feste degli alpini hanno dei momenti civici molto importanti. Noi questa mattina abbiamo incominciato col deporre dei fiori davanti alla Madonna, che è un momento religioso. Abbiamo assistito alla Santa Messa, abbiamo ricordato uomini che hanno dato la vita per lo Stato e adesso ci troviamo davanti al monumento dei caduti. Quindi ritengo importantissimo che le nostre feste, a volte chi non ci conosce non ci sa apprezzare per quello, si chiamano feste, sono sì momenti conviviali ma sono momenti civici di cui ne andiamo orgogliosi e ce ne vantiamo. Di questo il gruppo di Brinzio bisogna darne atto. L'augurio che faccio a nome di tutta la sezione del gruppo di Brinzio è che il prossimo anno possiamo essere tutti a Baita. Grazie ancora. Innanzitutto e un grazie particolare a tutti voi intervenuti, anche quest'anno vedo che l'affluenza è buona e quindi vuol dire che il rito che si compie ogni anno, ormai da decenni, l'ultima domenica di agosto, ha sempre il suo effetto. E questa è una delle certezze che Brizio regala un po' a tutti. Perché in questi tempi di incertezze o comunque di sbandamenti anche a livello civile, vediamo dare solidarietà a delle persone che sinceramente qualche problema hanno avuto con la giustizia e noi abbiamo Piazza Garbanigi che è lì che parla. Dicevo, su queste cose, delle quali io proprio non posso tacere, vedo invece avvicinarsi così e avere il suo luogo preciso questa festa. Questa è una festa, è vero come dice Enrico Botter, ha un significato ed è soprattutto per il significato che gli alpini di Brizio fanno questa festa, altrimenti ne farebbero a migliaia se non avessero. Ma questa è la festa del gruppo di Brizio perché ha il suo significato civile, civico, profondo, che lega tutto il paese di Brizio ai suoi alpini, come lega l'amministrazione comunale al gruppo degli alpini. Mi è sempre vicino, spero di poter ancora una volta dare il contributo dell'amministrazione a tutte le manifestazioni che gli alpini tendono a fare. E naturalmente vi ringrazio anche per quello che fanno in favore della collettività brinziese, anche se tante volte non è valutato a fondo, non è visto, però è un lavoro silenzioso e c'è una voce di conto. Questo io devo rendere anche a come dicevo, ringraziare tutti gli attivi che in ogni momento, in ogni luogo, quando c'è necessità, sono i primi. Con questo io termino, non so se l'ho passato la parola a qualcuna o no, la passo. Grazie ancora. Non ho dimenticato il ringraziamento all'alpino Giovanni che ci ha onorato la sua presenza. Grazie.
Ma vedi? Che parte ti metti? Allora in bocca così, non è il momento di vista. Le manifestazioni non ho mai sentito l'otta suonato. Guarda da l'otta l'altra, sì. Fratelli d'Italia, impensabile, quasi impensabile, buona, quasi impensabile ai tempi nostri che cantino Fratelli d'Italia, sì. Le bambine, sembra una roba fuori dall'altro mondo. Thank you.
vai via? Andate i suoni, vai. Adesso io.